Prepariamoci per vivere il raduno Onda Golden più colorato e più coinvolgente dell'anno. Welcome to the Treffen in Italian in Bibione. Sono tanti i nostri amatissimi wingers che ci stanno raggiungendo da tutta Europa, ma anche oltre, per questo attesissimo appuntamento. Benvenuti a tutti alla 39esima edizione dell'International Italian Treffen, organizzato da Golden Club Italia, qui nella bellissima località di Bibione. Ciao Luciano, perché non sei venuto? Ti aspettavamo qui! Ecco. Diglielo! Ciao Luciano, alla prossima! Ora glielo mando, voglio vedere. Si sta scaldando l'atmosfera, ragazzi, con i pirati. Allora, benvenuti coraggiosi avventurieri alla nostra epica caccia al tesoro a tema pirati. Eccoci con la nostra Claudia, che da PR è diventata presidente. Questa è la bellissima novità all'interno del Golden Club Italia, la prima donna presidente del club. Com'è questa esperienza, Claudia? È una grossa emozione, una grossa responsabilità. Non mi aspettavo una situazione del genere, però cerchiamo di portarla avanti il meglio possibile. Hai un valido team alle spalle, perché diciamo che solamente l'internazionale è un gran gioco di squadra, no? Sì, poi oltretutto quest'anno abbiamo dovuto cambiare location all'ultimo minuto, è stata anche una scommessa, so che ci saranno delle imprecisioni, delle imperfezioni, e ma vanno superate. Però diciamo che il posto merita e spero che tutti si possano divertire e stare bene. Ma ti ricordo che siamo a quota 39, Lo so. L'anno prossimo cifra tonda, 40 candeline. Sì, sì, prepara. Però intanto parliamo di questa edizione. Dopo tanta montagna siamo al mare. Esatto. Facciamo vedere i nostri wingers che vengono da tutta Europa anche un po' di mare. Esatto. E finalmente possiamo godere anche delle spiagge italiane tanto rinomate. Certo. Bibione, nel comune di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia, è una località turistico-balneare famosa per la sua ampia e lunga spiaggia. Parliamo di 10 km di sabbia. È una piccola perla ricca di natura, di lagune, di canali e di pinete che si affacciano sull'Adriatico. E vedo che c'è una buona affluenza, perché abbiamo già raggiunto il numero dell'anno scorso a Folgaria, quindi mi auspico che andare a domani sera di superarlo un po'. Infatti ti volevo fare questa domanda subito, quante moto ci saranno? Ma chi viene da più lontano o dovrebbe venire da più lontano? No, allora abbiamo già un dato, abbiamo due coppie di australiani quest'anno. Che meraviglia! Che domani sera comunque saranno chiamate sul palco come ringraziamento, anche perché da tanto lontano penso che meritino un grazie. Direi proprio di sì. From Australia! Noi sappiamo ormai che i momenti clou, quelli più emozionanti, sono sempre la parata delle nazioni, la parata delle luci, perché è sempre emozionante vedere, no, certo, tutte queste moto che vanno insieme. Ecco, oltre a questo, però, attorno a tutto ciò ci sono anche altri ingredienti, quindi altri intrattenimenti, altri spettacoli. Abbiamo in programma appunto la caccia al tesoro vestiti da pirati. Stasera ci sarà la discoteca con un gruppo che ci ha chiamato la struttura, perché devo ringraziare, e ne colgo l'occasione proprio di questa intervista, la struttura, perché veramente ci si è messa a disposizione in tutto. Bellissima anche in la struttura, tutto, direi. Molto, un 5 stelle. È un 5 stelle? È un 5 stelle. Qua sì, c'è da divertirsi. E Claudia, adesso noi, in questo clima piratesco, ci andiamo a preparare, perché c'è una festa che ci aspetta, perché tutti gli anni qua si fa una grande festa, un grande party. Big, big party next year! Bologna? Grandi nostri amici della Polonia, viva la Polonia! Viva la Polonia! Come vedete, è già iniziata la festa. Welcome to the 39 International Italian Treffen! È che volevo mostrare come Arthur è tutto attento a pulirlo, perché c'è la parata delle luci, the light parade. Yes. Ma
questo enorme villaggio, oltre alla zona tenda, abbiamo la zona bungalow. E cosa molto carina per tutti i wingers è che possono tenere la moto vicino alla loro casetta, che non è cosa da poco, eh. Qua c'è la fila. Molte moto sono coperte, sono come delle bimbe super curate, perché non si sa mai, non piove, però non si sa mai. Per fortuna il tempo regge. Tanto divertimento assicurato per i signori della strada che grazie ai tour organizzati potranno apprezzare la bellezza del paesaggio rurale dell'entroterra di San Michele al Tagliamento e potranno godersi anche relax e intrattenimento all'interno del villaggio turistico internazionale. È un pirata cowboy. Il vostro obiettivo è scoprire il leggendario tesoro del temibile capitano Barbanera, nascosto da secoli in un'area dimenticata. Buona fortuna e che il vento vi sia favorevole nella vostra ricerca del tesoro perduto! Andiamo! Andiamo! Perché quello col piede grosso è stato molto bravo, eh! Partiamo col coro! 15 uomini, 15 uomini, sulla cassa del morto! Non essere timida! Via! E viva i pirati, andiamo giù, si cammina! Sono cruciale per farlo ruggire e accelerare. Chi sono? Pistoni! Bravissimo! Regalo. Tutti si prestano e questo fa piacere. Nel frattempo abbiamo visto che il villaggio è veramente grandissimo e bellissimo e questa è stata l'occasione per camminare all'interno e vedere un po' come fa. Ciao! Mi chiamano la città delle sette colline. Sarajevo. Sì, giusto, brava. Questa è bravissima, abbiamo fatto. L'ho sposata io! Sei più intelligente? No, perché lui ha preso tutto da me. Prima potete approfittare adesso. Vado? Facciamo un saluto a tutti, i wingers. Check. No English. No English. Italian. No Italian. Come mi spiego allora se non parlo neanche inglese? Con i disegnini. Con i disegni, faccio il disegnino. Adesso andiamo nella zona fiera. Questo è un gioiello in vendita per la modica cifra di misteriosa. Qua si trovano gli shop, c'è il meccanico, adesso andiamo a curiosare. Per i bimbi sono fortissime. Ecco il tema pirati. Io sono sempre attratta però dei teschi. Non mi smentisco mai. Insomma, se volete comprare qualcosa qua c'è di tutto, ragazzi. Ciao bella, come stai? Qua ogni anno al lavoro, no? C'è sempre qualcosa da sistemare. Ragazzi, questa moto ha percorso ben 700.000 km. Sta volando tantissimi. Guardavo questo e dico, allora. Io sono ancora in rodaggio perché ne ho solo 283.000. Le moto si stanno tutte allineando perché adesso si parte per la parata delle nazioni. Tutti pronti per la parata, staffettista. È un bel ruolo di responsabilità, ma divertente perché te li vedi sfilare da una parte all'altra ed è stupendo, è bellissimo. Penso che sia il loro lucky charm, il loro portafortuna. Quando si viaggia di solito un portafortuna ce lo si porta sempre. We'll be right back.
Questa è una terra abbracciata dalle acque, l'acqua salata del mare, l'acqua salmastra della laguna, l'acqua dolce del fiume Tagliamento, un bellissimo fiume alpino, e l'acqua termale, sì, perché nell'entroterra, oltre 500 metri di profondità, abbiamo anche una fonte di acqua calda. Questo mix è dovuto alla particolare forma di Bibione, che è una penisola legata al resto della terraferma da due sottili lembi di terra. E nonostante la presenza in zona di tantissimi hotel, l'ambiente, quindi il paesaggio, conserva proprio un fascino selvaggio, con aree paludose, aree boschive, e invita a lunghe esplorazioni a piedi, in bicicletta, a cavallo, in kayak, insomma un vero paradiso per gli amanti dello sport. E a proposito di sport, amici Wingers, guardate quanti campi di beach volley che abbiamo qui attorno a noi, proprio perché si sono appena disputati degli importanti internazionali. Sono tantissimi. Ed eccolo qui il simbolo di Bibione, il faro di punta Tagliamento, che si trova proprio nel punto in cui il Tagliamento incontra l'Adriatico. È alto più di 20 metri, di forma cilindrica, ed è visibile da una distanza di circa 15 miglia dalla costa. È stato costruito all'inizio del Novecento, poi bombardato durante la Prima Guerra Mondiale, poi ricostruito e infine diciamo che è stato sottoposto a più lavori di manutenzione. Oggi è visitabile grazie alla guida e in estate, nel periodo estivo, quindi si trasforma in un vivace centro culturale con mostre ed eventi. Tanta natura e tanto mare per grandi e piccini, ma anche per loro, i nostri amici a quattro zampe, che hanno una spiaggia tutta loro dedicata, la spiaggia di Pluto, dove possono fare il bagno quanto e quando vogliono. E lei? Hai visto che lei fa il selfie? È una vita qua, ragazzi, col Golden. Sempre un piacere stare con voi. Da dove venite, ragazzi? Milano. Milano. Allora, seguo da... dai. Poi ho comprato la Goldwyn. Ti seguo da... Sì. Aspetta. Sono tanti anni. Su YouTube. Allora, due volte ti ho visto andare a Riva del Garda. Dal Lussemburgo con furore, completamente autonomo, può star via anche un mese. Direi che è un sogno, ragazzi. Now you can go to Canada if you want. Yes. Why not? Why not? I love the Italian treffen. I make all treffen when it's possible. All'anno prossimo, eh? Ok. Io adoro l'internazionale. Tell you. You have made some change in your motorbike. Yeah. What have you changed? Yeah, color first. Yeah. Part of this color. Yeah, part of the engine and some chrome extra. She's very bad. Yeah, she's bad. Veramente vederla così di notte, ragazzi, in giro è da prendere paura, no? Tu com'è che non li trovo? Ciao! Ma io cercavo, ho detto, ma è possibile che non siano venuti? Ma dove siete? Nella mia reggia. Adesso arriviamo. E adesso devo tagliare un po' di porchetta, te la faccio assaggiare. E dopo devo andare un attimo dai ragazzi dell'Onda a portargli una bottiglia di vino. Sì. E un po' di porchetta. Il tagliere da sagra. No, ma non vi preoccupate che avete siete bambole assassine. È un po' caldo, vieni dentro. Vieni. Sì. Indian style, a me piace tanto. Cos'è che hai in mano? Una birretta, una birretta che poi consumeremo con calma, però non subito, perché mi hanno detto che se andiamo al bar gli do quella calda e me la danno fresca, quindi forse è un buono scambio. Ciao Susanna. Eccoci qua a Zeppa, direi una festa bellissima e poi anche coinvolgente, era bello vedere tanta gente sulla strada che vi salutava. Infatti è una cosa che già anticipato dagli enti locali che hanno collaborato con noi. Grazie alla collaborazione di questa meravigliosa struttura che il dottor Alberto ci ha messo a disposizione, uno staff di questa struttura che è stato fenomenale, collaborativo, paziente, perché diciamo, per loro è stata la prima volta ad accogliere un gruppo così numeroso di navigatori di terra.
senza contare l'aiuto dello staff, del club, del Goblin Club, in particolare Betty, la famiglia Mappelli, sempre presente, il nostro Beppe Pasquali, che non mi posso dimenticare, soprattutto mi ammazza, tanti altri dello staff, adesso non sto lì a nominare perché sono veramente tantissimi, ho quasi 50 persone di staff a darmi una mano. Perché abbiamo visto tantissime moto che sfilavano. Sì. Tantissime durante tutte e due le parate e sempre tanta gente che era lì ad applaudire, a salutare. No, guarda, una cosa che non è mai successa, almeno che io mi ricordi, che quando siamo entrati noi dello staff, insieme a questa squadra di staffette, passando in mezzo al gruppo ci hanno fatto lo standing ovation. Non era mai successo. Una bella soddisfazione, direi. La pelle d'oca, mai successo. Devo assolutamente ringraziare tutti i partecipanti arrivati da tutta Europa. In particolare addirittura due coppie arrivate dall'Australia. Pensa a te. Dall'Islanda, adesso mi viene in mente, anche una ragazza in solitario con un track dall'Islanda. Bravissima. No, abbiamo dei personaggi eccezionali, tutti i piloti di Goldwing. Grazie a tutti, vi aspetto caldamente al prossimo evento che sarà. Poi ve lo dico. Buonasera a tutti! Marco, ti diamo le somme, direi che è una super edizione. Un risultato inaspettato, 453 voto, siamo molto contenti. Di pochissimo tempo! Tre mesi per organizzare tutto, location cambiato tutto, tipologia, quindi noi siamo entusiasti. E ti aspettiamo il prossimo anno con tantissime novità. Grazie a tutti. Con la presenza di oltre 450 moto. Noi ci vediamo alla prossima edizione per spegnere ben 40 candeline dell'International Italian Treffen organizzato da Golden Club Italia. Mi raccomando, ci vediamo il prossimo anno. Ciao a tutti!